sela 600 grammas di morango, ok? 60% di frutta. Mais ou menos. Beleza? Ok? Che leggeri? O seja, in un chilo di sorvegli botteremo. La polpa no, io uso un morango congelato. Morango. E scongela e boh, puoi usare. Allora, baseato na. Gente, calma. Então, baseado nos valores nutricionais, em 600 gramas de morango. Vamos ao morango aqui. M, mamão. Aqui, depois do filho. Mais pra cima. Ah, é? Ah, não está em ordem alfabética. Bom, agora, açúcar. 5% di quanto? Di 600. Ossia, in 600 grammas di morango, temo 30 grammas di zucchero. Bellezura? Ok. No, è cuidado. Espera. E sopra intende la logica di questa tabella. Ok? Sempre iremo facendo passo passo. Gordura te? No. Proteina te? No. SD, o che sono? Solidus differenti. Che vuol dire solidus differenti? Tutto che non sia zucchero, gordura o proteine. Per esempio, una fibra. Per esempio, sal. Un amido. Non è né azúcar, non è gordura, non è proteine. Agora, un morango tem fibra? Sì. Quanto? So, ultima colonna a direita, solidos differenti. 4%, che vuol dire che temo 24 grammi di solidos differenti. Na verdade, sono fibra, vitamina, sais, è un poco di tutto aí dentro, ok? Ripeto. Colonna di solito differenti è o che non è? Azúcar, proteina o gordura, ok? Solito totais, a summa do che te antes, 30 mais 0 mais 0 mais 24, ossia 54 grammi di solito totais.